Amici dell'Orientering, benvenuti in Puglia. Ci prepariamo a vivere questi 2 giorni qui in Salento con la Coppa Italia Sprint da Casalabate e domani i campionati italiani sulla Middle Distance. Vedremo se i favoriti Luca Dalla Valle e Laura Scaravonati sapranno mantenere i favori del pronostico. Ed è la sorpresa di Piero Turra che vince oggi a Masseria Provenzani, battuto il favoritissimo Luca Dalla Valle, tra le donne invece la conferma di Laura Scaravonati. Andiamo però a sentire la voce dei protagonisti. Piero Turra, finalmente un bel successo oggi, il sole della Puglia ti ha portato bene. Ma sì, la gara mi è piaciuta, ho fatto una prestazione regolare e bisognava interpretare il terreno nel modo giusto perché era inusuale, diciamo, rispetto alle gare che affrontiamo di solito e mi sono trovato bene. Diciamocelo, battere Luca Dalla Valle è una grossa soddisfazione. Ma sì, Luca sappiamo che è il più forte, e è sempre una bella soddisfazione, come hai detto te, sì. Laura Scaravonati, oggi è la 4ª vittoria in questo 2013, tutto sta proseguendo nel migliore dei modi. Sì, la mia preparazione in vista della Coppa del Mondo sta andando perfettamente, quindi oggi ci voleva questa bella vittoria in questo terreno un po' inusuale, questi uliveti tutto piatto, questi muretti di sassi, è stato un percorso molto interessante e l'organizzazione è perfetta. Luca Dalla Valle, oggi tutti ti aspettavano, qualcosa però non è andato per il verso giusto. Sì, dai, mi aspetteranno ancora per un po', comunque dai, mi sono divertito. Ho avuto qualche difficoltà a interpretare la simbologia della carta. Comunque, dai, Piero è andato molto forte oggi. Piero Turra così che farà comodo in vista della staffetta mondiale. Sì, ed adesso ai mondiali ancora lunga. Guarderemo, dai. Speriamo che mantenga la forma. Stando passante oggi, una bella giornata di sport e un bel messaggio per l'Orientering pugliese. È certamente un motivo di soddisfazione in più. Oltre al fatto che continuiamo sulla strada degli obiettivi che ci siamo prefissi, che sono quelli di promuovere l'Orienteering qui nel Meridione in tutte le sue discipline, la constatazione che il movimento pugliese anche in questa occasione ha dato prova della sua vitalità e della sua capacità di fare squadra. Mentre il nord Italia è flagellato dal maltempo, qui al sud abbiamo vissuto una giornata di sole e di grande sport. La sorpresa Piero Turra, la conferma di Laura Scaravonati e ora ci aspettano i campionati italiani sulla media distanza.